Allora, il 9 febbraio avrà avvio questo progetto che è Sicuri Insieme 2018, che è la prosecuzione di Sicuri Insieme dello scorso anno, che ha visto la posizione dei cubotti antiterrorismo in giro per il nostro comune. Questa volta abbiamo voluto puntare l'attenzione su un fenomeno purtroppo troppo diffuso, che è quello dell'aggressione sulle donne, di cui spesso si trovano a essere vittime per strada e anche in casa. La volontà è quella che, in sostanza, di dare degli strumenti per affrontare a livello sia psicologico e proprio in estrema razza, nell'ultima spiaggia anche a livello fisico per come reagire ad eventuali aggressioni. Abbiamo ricevuto una grandissima partecipazione, una grandissima risposta da parte di associazioni sportive, 14 per l'esattezza, su tutto il comune genovese, che terranno quattro lezioni teoriche, prettamente teoriche e dimostrative, che speriamo abbiano una grandissima partecipazione da parte di tutte le donne. Ecco, il progetto andrà avanti poi nel tempo, nei prossimi anni, e avete in mente di occuparvi di altre categorie, diciamo, considerate più vulnerabili, oltre alle donne? Sì, la volontà è quella di mantenere buoni rapporti e collegamento con tutte le associazioni che ad oggi hanno risposto a questo primo bando, per vedere intanto come poter correggere e migliorare ulteriormente questi corsi e per vedere magari di approfondirli anche in altri settori. Quindi è importantissima la prevenzione, di violenza o di aggressioni anche per altre fasce, quindi penso alle fasce deboli che possono essere i minori o gli anziani. Quindi tutti coloro che possono essere potenziali vittime devono avere gli strumenti per poter reagire. Quindi come comune, come istituzioni, io personalmente come consigliere mi impegno, ci impegniamo a poter intessere un buon rapporto con queste realtà che vivono il territorio bene e forse spesso molto meglio più da vicino di noi, per poter proseguire in questa serie di progetti.